Un cronoprogramma per realizzare il nuovo ospedale di Muraglia e il potenziamento della sanità nel nord delle Marche. Sono queste alcune delle richieste fatte dal sindaco Matteo Ricci al presidente della regione Francesco Acquaroli, intervenuto ieri durante il consiglio comunale monotematico. L'obiettivo, ha affermato Ricci, deve essere quello di far diventare ottima la sanità pesarese e per farlo servono cambiamenti organizzativi, strutturali e di visione generale. Per il primo cittadino, l'azienda ospedaliera Marche Nord è un elemento fondamentale e il nuovo nosocomio, ha ribadito, non è il risultato che volevamo, ma come amministratori abbiamo il compito di trovare gli accordi migliori alle condizioni politiche date. Ora dobbiamo pensare al contenuto per costruire l'eccellenza che il nostro territorio merita. Temo che noi facciamo due ospedali deboli. È un timore che mi rimane. È un timore che mi rimane. E quindi su questo dovremmo ovviamente lavorare. Cioè non ho capito cosa si dovrebbe fare a Pesaro, cosa si dovrebbe fare a Fano, cosa si dovrebbe fare a Urbino, cosa si dovrebbe fare a Pergola, e se gli ospedali che sono stati chiusi o che dovevano essere trasformati li riaprite in che modo per fare che cosa. Io questo disegno generale, lo dico senza polemica, ancora non lo chiaro. Immagino che sarà l'oggetto del piano sanitario che farete, quindi anche su questo dovremo confrontarci. Che abbiamo l'onore di governare, dobbiamo continuare a confrontarci per cercare di migliorare una situazione che oggi non ci soddisfa. Non è un voto negativo, ma non è neanche il voto che vorremmo dare alla nostra sanità. Tra gli argomenti affrontati anche il taglio di servizi di base, come quello della guardia medica, perché si rischia di intasare il pronto soccorso, e i temi della mobilità passiva e della mancanza di personale. A riportare alcune cifre è stata Laura Biagiotti. Nell'ultimo anno sono stati 7.300 gli utenti di Pesaro e Fano che si sono spostati per curarsi. La mobilità passiva, ha detto la consigliera, va combattuta garantendo servizi territoriali efficienti ed efficaci. E quello che abbiamo chiesto a grande voce è quello di considerare la provincia di Pesaro come parte integrante della regione Marche e quindi non vederla come un qualcosa di politico distante, ma gestirla a pieno titolo. Chiediamo quindi che ci siano risposte, ma soprattutto assunzioni. Mancano gli infermieri e le strutture, pur dicendo che sono a posto, non è così, perché adesso andremo alle chiusure dei reparti, agli accorpamenti dei reparti, alla riduzione degli interventi, proprio perché manca il personale integrativo infermieristico. Senza personale, ha ribadito anche Ricci, l'ospedale non regge più. Invito Saltamartini a dare risposte chiare su questo tema. Basta dare la colpa alle amministrazioni precedenti, per la nuova giunta il rodaggio è finito. Intanto la prima risposta è arrivata direttamente dal governatore. Assolutamente no, non si investono 150 milioni per dare un servizio di secondo livello. Noi, che poi in questo caso il secondo livello sarebbe il livello più elevato, noi investiamo 150 milioni, che è la cifra più importante, la somma più importante che la Regione Marche abbia mai destinato ad un'opera pubblica, per garantire una grande struttura su cui basare la sanità del futuro della città di Pesaro, ma anche della provincia di Pesaro Urbino. In questi due anni, ha aggiunto il Presidente, il personale è aumentato. Il problema è che è aumentato meno rispetto alla crescita della domanda dei servizi. Acquaroli poi è intervenuto sulla mobilità passiva. È un problema di tutte le Marche, qui è un problema accentuato. Stiamo cercando di capire dove la mobilità passiva nasce, se nasce nella ricerca delle eccellenze o se nasce nella ricerca di quei servizi, di quelle risposte di immediatezza, di territorio, e questa risposta è importante per noi, perché un conto è cercare di risolvere il problema in una fattispecie, cioè quella del fornire servizi di eccellenza, interventi di altissimo prestigio e pregio, oppure se cercare invece anche di dare quelle risposte alla quotidianità. Io temo che il problema sia proprio in questa seconda parte, cioè dove il territorio che è venuto a mancare in questi anni, la scarsità e la carenza delle risposte che il territorio riesce a dare, portino i nostri cittadini, concittadini, a rivolgersi in strutture fuori dalla nostra regione.